Tutti i fenomeni di massa che esplodono all'improvviso incontrano nell'epoca dei social delle rumorosissime sacche di dissenso. Appunto, della gente che dice no, come si diceva per esempio no al vaccino contro il Covid, ed è questa tendenza che esaspera la ricerca e la smania di protagonismo di gente che evidentemente non lo avrebbe in altro modo, e che è la versione adulta, ma solo anagraficamente, di quelli che non si divertivano alle feste delle medie e rompevano le scatole al resto del mondo, magari lanciando l'aranciata, oppure quelli che a carnevale si divertivano con le uova marce. Ecco, in questa, chiamiamola così, legittima ricerca di dissenso a tutti i costi, nel mondo del tennis sta emergendo nelle ultime settimane una sorta di movimento no Sinner. L'avete capito bene. Jannik Sinner, il tennista italiano arrivato più in alto nella storia, appunto, del tennis italiano nella classifica ATP, sta cominciando ad incontrare in giro delle sacche di autentici odiatori che odiano non solo lui, ma anche tutte le masse che si sono avvicinate al tennis e che fanno il tifo per lui. Ovviamente non esistono ancora rilevazioni demoscopiche e sondaggi di opinioni con numeri che certifichino questa tendenza. Però nel vostro ristretto gruppo di amicizie, ristretto allargato o sui social network, oppure nelle conoscenze indirette, se siete amanti del tennis e tifosi di Sinner, qualche no Sinner senz'altro l'avete già intercettato. Ma chi compone questa variopinta galassia dei no Sinner? Al pari dei Novax, dei no Aspirina, oppure di tutti quelli che negli ultimi mesi si stanno opponendo, per esempio, agli autovelox, l'esercito, per adesso abbastanza invisibile, dei no Sinner si compone, diciamo, di una platea alquanto frastagliata, dove trovi il frustrato da social network proprio tipico, che non vede l'ora di mostrarsi anticonformista senza sapere di seguire, diciamo, la tendenza del conformismo massimo di questi tempi, che è rompere le scatole, all'iperinformato, oppure quello che crede di esserlo, oppure a quello snob che cerca a tutti i costi una via di uscita dal logorio della vita moderna, e in questo caso il logorio della vita sua. Qualcuno potrebbe immaginare che dietro questa, diciamo, quelle iscrizioni al crescente partito dei no Sinner, di cui presto sentirete parlare, se non l'avete già sentito parlare sui social network o nei vostri gruppi di amici, ci siano quelli che erroneamente lo considerano troppo poco italiano per via di quel confine altoatesino in cui per fortuna Jannik Sinner è nato al di qua. Oppure tutti quelli che in certi casi anche abbastanza legittimamente protestano per la sua residenza a Monte Carlo. In realtà il fenomeno dei no Sinner è persino più esteso ed ha delle radici antropologiche che lo rendono non così tanto dissimile a certi fenomeni di antipolitica o di antisistema a cui abbiamo diciamo assistito o a cui assistiamo nel nostro racconto quotidiano della politica e della società. Sono dei potenziali o effettivi no Sinner tutti quelli che hanno più o meno 60 anni e che seguivano il tennis nell'epoca in cui Paolino Canè e Diego Narciso, con grande fatica, con grandissima fatica, provavano a tenere alta, senza riuscirci, evidentemente, la bandiera del tennis italico. Sono coloro che si ritengono una sorta di elite per il fatto che giocavano o seguivano il tennis già da prima e che sembrano quasi infastiditi dalle masse che si sono avvicinati ai circoli o alla televisione per seguire Jannik. Hanno il piglio di chi vede entrare all'interno del proprio circoletto ristretto questa sorta di masse di barbari neofiti e del tennis che è come se gli avessero messo i piedi sporchi nel tappeto buono. E il loro adagio più diffuso è quello che rimanderebbe a una sorta di ortodossia della lettura del tennis, per cui è per esempio impensabile contestare un punto o portare all'interno del perimetro del dibattito
dibattito tennistico quelle barbare logiche da calcio che costoro tanto odiano. Una fattispecie questa che chiameremmo quella dei puristi del tennis o sedicenti tali, che rimanda al grande dibattito tra berlusconiani e anti-berlusconiani fotografato perfettamente nel 1996 da Paolo Virzì nel film Ferie d'Agosto, in cui raccontava due gruppi differenti di famiglie che si trovavano in vacanza a Ventotene, quelli di sinistra, capitanati da Silvio Orlando, che erano i frequentatori storici dell'isola, e quelli di destra, quelli berlusconiani, capitanati da Ennio Fantastichini, da Sabrina Ferilli e da Piero Natoli, che pian piano, con il loro squillare del telefonino rumoroso, la loro spasmodica ricerca del segnale di Rete 4, finivano nel corso del film per conquistare tutta la platea di coloro che guardavano per l'appunto il film, e che di fatto anticiparono il grande successo che il berlusconismo ebbe nel corso degli anni a seguire, anche se l'aveva avuto già in precedenza nel 94, nelle elezioni politiche e non solo italiane. E dai puristi passiamo a un'altra fattispecie, che è quella dei dissociati. Sono gli eterni scontenti che alla scontentezza della propria esistenza sommano il grande trauma per la felicità collettiva altrui. E qui sono fenomeni che sono sempre visti non soltanto nel tennis, anzi sbucano fuori tutte le volte che, per esempio, la nazionale di calcio italiana s'avanza e in certi casi arriva alla marcia trionfale di trofei continentali oppure trofei mondiali, come accaduto nel 2006 in Germania o nel 2021 in Inghilterra, e sono quelli del tifo contro. Odiano tutto quello che fa felice il proprio vicino, proprio perché mal sopportano l'idea che l'erba del vicino sia effettivamente così verde. E poi ci sono delle leggerissime, e in questo caso ovviamente non imputabili a loro beniamino, saldature con il mondo Novax vero e proprio, cioè quello che magari si è sempre disinteressato del tennis o dello sport in generale, ma che negli ultimi anni ha riconosciuto in Nole Djokovic una sorta di nume tutelare per le faccende che l'hanno visto opporsi in maniera plateale alla somministrazione del vaccino per il Covid, che poi gli è costata anche la partecipazione a diversi tornei. Costoro hanno in Djokovic il loro beniamino. Djokovic è il numero uno del mondo ed è di tutta evidenza che l'avanzata di un potenziale nuovo numero uno del mondo, che insidi il regno del loro beniamino, li porti, diciamo, ad iscrivere anche il proprio nome o il proprio gruppo nella galassia crescente dei no sinner. Se avete avuto la pazienza di arrivare fino a questo momento, potreste pensare, e avete tutta ovviamente la legittimità per farlo, d'altronde parliamo di libertà di manifestazione del dissenso, che tutto quello che avete ascoltato nei minuti precedenti siano delle clamorosissime fandonie, che in realtà l'esercito dei no sinner non esiste. Io però vi invito ad aspettare un pochino, perché solitamente determinati fenomeni ci mettono in realtà molto poco a prendere corpo, e nell'epoca appunto in cui si amplifica tutto quello che è leggerissimamente dissenso rispetto a quello che costoro chiamano il mainstream, alla fine viene fuori la solita teoria della minoranza rumorosa, che avremmo assistito, a cui avremmo, diciamo, di cui avremmo visto materializzazione anche all'epoca in cui, per esempio, primeggiava Alberto Tomba, un altro dei grandissimi campioni dello sport italiano, che vantava tantissimi odiatori, che però per sua fortuna e per loro sfortuna all'epoca non erano dotati dello strumento dei social network, di cui basta ricordare sempre e comunque quello che diceva il maestro Umberto Eco. Per tutti noi che invece siamo grandissimi tifosi di Jannik Sinner, non resta che segnare i giorni del calendario che ci separano dal suo ritorno in campo dopo la sfortunatissima
esperienza anche dal punto di vista del giudice di sedia, come avete visto, del torneo di Monte Carlo, ed aspettarlo magari a braccia aperte a Roma, dove lui e tutti gli altri beniamini del tennis mondiale, grazie a lui, troveranno dei campi pieni di tifosi ad aspettarli e quasi a cancellare l'epoca in cui il Foro Italico era, diciamo, rappresentava uno spettacolo quasi desolante, con tantissimi buchi tra il pubblico, ed è magari è quell'epoca che i puristi del tennis, di cui abbiamo parlato prima, i grandissimi tifosi di quei due effettivamente grandi che furono Paulino Canè e Diego Narciso, faranno difficoltà invece a trovare i biglietti, e forse anche un po' c'entra questo nel grande conto salato che presto o tardi vorrebbero far pagare al nostro caro Yannick.